Buonasera, buonasera a tutti, benvenuti a Giovedì Scienza. Qualche settimana fa abbiamo parlato di Neanderthal con la bravissima Serena Neli dell'Università di Torino, tra l'altro lei vincitrice la scorsa stagione del premio Giovedì Scienza. E questa sera in un certo senso allarghiamo un po' il discorso, nel senso che andiamo più indietro nel tempo, perché partiamo da 6 milioni di anni fa. E però a un certo punto invece ci concentriamo sulla nostra storia, sulla storia di Homo sapiens. E scopriremo alcune cose interessanti, alcune sorprese. Per esempio un inglese, ma anche degli spagnoli, con la pelle scura e gli occhi azzurri. Poi scopriremo che le partenze dall'Africa di noi sapiens sono state più di una, probabilmente, quasi sicuramente. E poi che gli incroci anche lo stesso più di quanti ci si possa immaginare. Ma alla fine, mettendo insieme tutti i pezzi, queste sorprese forse non sono neanche più tanto sorprese. Insomma, c'è un racconto coerente. Un viaggio dunque che parte dall'Africa e che ci racconta questa sera Guido Barbujani, che è seduto al mio fianco. Vi invito a salutarlo. Guido Barbujani è un genetista, docente all'Università di Ferrara, ma ha insegnato anche a Padova e negli Stati Uniti, e è stato uno dei primi ad applicare i metodi statistici allo studio della genetica, ai dati che vengono dalla genetica. Allora, io prima di lasciargli la parola per la sua conferenza, vorrei fargli una domanda, visto che abbiamo parlato di Neanderthal in apertura. La scoperta del primo esemplare di uomo di Neanderthal risale al 1856. È di 3 anni dopo la pubblicazione della prima edizione dell'Origine delle specie di Darwin. C'è una coincidenza? Ma più che una coincidenza, tanto buonasera, grazie per il vostro applauso. Mi mettete in difficoltà perché dopo che mi applaudite così mi sento obbligato a fare delle cose straordinarie per meritarmelo. Ma faremo il possibile. Ma dopo applaudiranno ancora di più, vedrò. Faremo il possibile. Quando Darwin pubblica L'origine delle specie, decide di non parlare dell'uomo. Perché si rende conto, lui che aveva qualche difficoltà in quanto esponente di una classe borghese alta e non della nobiltà, si rende conto che prendere l'uomo dal centro del creato e metterlo insieme a tutte quante le altre creature susciterà delle reazioni che hanno poco a che vedere con la scienza e molto a che vedere con altre cose che lui non voleva affrontare. Ma era chiaro a Darwin e ai suoi collaboratori che prima o poi sarebbe saltato fuori qualche uomo vecchio, qualche fossile umano, che all'epoca non c'era, che avrebbe dimostrato che effettivamente anche l'uomo si era evoluto come gli altri animali. Perché anche tra quelli che credevano all'evoluzione, alcuni pensavano che noi siamo così speciali che forse a noi la fatica di evolversi è stata risparmiata. La cosa singolare è che questo uomo vecchio viene fuori dalla valle di Neander, che significa la valle dell'uomo nuovo. È intitolata a un religioso tedesco che si chiamava Neumann, però a quell'epoca, come sapete, si tendeva a classicizzare il proprio nome. Descartes si fa chiamare Cartesio, lui si chiamava Neumann, ha più o meno grecizzato il suo nome in Neander e gli hanno intitolato la valle dove gli piaceva camminare. Quindi il primo uomo vecchio, il primo fossile umano salta fuori nella valle dell'uomo nuovo. Non so cosa questo significhi, ma è andata proprio così. Bene, allora lascio la parola e il podio a questo punto, invito a salire sul podio Guido Barbujani e a voi tutti una buona conferenza. Ecco, l'idea di questa conferenza è sostenere in sostanza che la storia dell'umanità è la storia delle migrazioni umane, in larga parte. E vorrei cominciare da una illustrazione che tutti quanti più o meno conoscete. L'avete vista questa cosa qua, no? I nostri antenati che sono scimmieschi all'inizio, poi si tirano sempre più su fino a diventare delle creature bellissime. Propongo di dimenticarcela perché non è andata così. Non è andata così. Un'illustrazione di questo genere fa pensare che fosse in qualche modo obbligatorio, già scritto, che da queste prime creature, vissute 6 milioni di anni fa,
e che non hanno neanche un nome, perché non sappiamo come fossero fatte. Erano gli antenati comuni dell'uomo e dello scimpanzé, li chiamiamo così. Da queste creature, fatalmente, si andasse fino a noi. E come vedrete, ormai abbiamo capito che non è andata così. Sono comparse varie forme umane, e di tutte queste forme umane ne è rimasta una, il che forse ci semplifica un po' la vita, perché pensate come sarebbe complicato discutere dei diritti di un'altra specie umana. Insomma, siamo rimasti soltanto noi. E però, che dovesse per forza andare così non stava scritto da nessuna parte. Lo schema che vedete sulla sinistra rappresenta un modo forse più sensato di parlare di queste cose. In alto c'è il presente, in basso c'è il passato, e giusto per capirci, c'è una prima fase di alcuni milioni di anni in cui compaiono delle creature che hanno a che vedere più con noi che con gli scimpanzé, e li chiamiamo i primi ominidi. Dopodiché da questi si stacca un gruppo che chiamiamo gli australopiteci, ce n'è una molto famosa, Lucy, la conoscete tutti, immagino, e lì effettivamente troviamo delle creature che con grande probabilità sono i nostri diretti antenati. E dagli australopiteci si separano due gruppi, un gruppo che chiamiamo Homo, il genere Homo, e vedremo anche come mai li chiamiamo Homo quelli lì e non gli altri, e un altro gruppo che si chiama Paranthropus, sono qualcuno che ci assomigliava ma che ha preso una strada diversa e che alla fine si è estinto. Tutta questa storia comincia in Africa e, ancora una volta, Charles Darwin ci aveva preso in pieno. Dicevamo prima che il primo fossile umano salta fuori 3 anni dopo che Darwin ha scritto L'origine delle specie. Eppure Darwin, con un ragionamento molto semplice, lui dice: i gorilla e gli scimpanzé sono i nostri parenti più prossimi, loro stanno in Africa, probabilmente anche l'uomo viene dall'Africa. E ancora una volta, mannaggia, Darwin ci ha preso. 6 milioni di anni fa, gli studiosi di clima ci dicono che cambia qualcosa. In un continente molto umido, molto caldo e molto piovoso, si sviluppa, soprattutto nella regione orientale, un clima più secco. E il clima più secco fa sì che la foresta venga un po' alla volta sostituita da una pianura a piante basse, la savana. Dicevo che allora questo nostro antenato, non sappiamo come fosse fatto, stava lì. Erano gli antenati comuni dell'uomo e dello scimpanzé. E lì si crea una divisione. Ci sono quelli che decidono di continuare come hanno sempre vissuto, stando sugli alberi, e gli altri che invece scendono dagli alberi. E questa prima migrazione umana, una migrazione di pochi metri, qualche metro, avrà in realtà delle conseguenze molto molto importanti, come vedremo. Quindi in questa serie di diapositive io ho dato dei numeri alle migrazioni, ma attenzione, sono numeri che mi sono inventato io, non è un criterio standard, ma ho provato a numerarle. E la prima migrazione, appunto, è il passaggio dagli alberi al suolo. Charles Darwin, sempre lui, diceva che capire quando queste creature diventano umane non è tanto interessante, perché dipende semplicemente dalla nostra definizione di uomo, che in qualche modo non ha a che vedere con la scienza, ma con il modo con cui noi guardiamo il mondo. Però Darwin riconosceva 3 caratteristiche come tipicamente umane: il fatto di stare su 2 gambe, il bipedismo, il cervello grandissimo, abnorme, che abbiamo noi rispetto alle dimensioni del nostro corpo, e le facoltà del linguaggio. E pensava che queste 3 cose si fossero evolute contemporaneamente. Oggi conosciamo tantissimi fossili e ci siamo resi conto che in realtà quella che sembrerebbe la meno nobile di queste caratteristiche, stare su 2 gambe, è stata la prima che si è affermata ed è quella che ha messo in moto le trasformazioni che poi ci hanno portati ad essere quelli che siamo. Il bipedismo. Il bipedismo. Si capisce dagli scheletri fossili trovati in Africa quando uno è bipede o quadrupede, perché nei bipedi, come noi, la spina dorsale si inserisce al di sotto del cranio e non dietro. E quindi, trovando anche soltanto il cranio, noi abbiamo un'idea, sappiamo dire con precisione se questo fosse il cranio di un bipede oppure no. E vediamo che compaiono crani di questo genere nell'Africa orientale, ma poi abbiamo un documento fossile straordinario che è costituito da queste impronte che vedete alla sinistra. A sinistra c'è il dato scientifico e a destra la ricostruzione di un artista, ne vedremo più d'una, che spiega quello che può essere successo. 3 milioni e mezzo di anni fa, in Tanzania, alle Toli, una coppia di australopiteci è passata su un letto di ceneri vulcaniche che erano appena cadute. Poi è piovuto, le ceneri si sono rapprese e quindi sono rimaste le impronte di questa coppia che ha attraversato
questa regione, ed era una coppia che camminava chiaramente su due gambe e non su quattro zampe. Mi sono dimenticato di dirvi, ma rimedio subito, che andare su due gambe è una cosa estremamente insolita. Ci sono 250 specie di primati e solo noi facciamo così. Anche scimpanzé e gorilla si aiutano con gli arti anteriori. Solo noi abbiamo due arti superiori. Per qualche tempo queste impronte sono state anche lette come segno del fatto che la famiglia naturale è costituita da padre, madre e un figlio. Perché a guardarci bene, dentro alle impronte più grandi, ci sono delle impronte più piccole. Era un piccoletto che per non scottarsi i piedi cercava di metterli dove li avevano già messi mamma e papà. Io non so se veramente noi dobbiamo fare quello che facevano gli australopiteci, però vi rassicuro subito, a poca distanza da lì, un team che comprende anche degli italiani, tra cui Giorgio Manzi, che è il nostro più bravo paleontologo, ha trovato le impronte di un gruppo costituito da un maschio, tre femmine e due bambini, che è la struttura sociale tipica invece dei gorilla. Quindi le impronte di Letoli non ci dicono qual è la struttura arcaica della famiglia umana, forse erano coppie, forse erano delle cose un po' diverse. Ma non divaghiamo, perché il passaggio al bipedismo ha un sacco di conseguenze. Qui vedete a sinistra lo scheletro di uno scimpanzé e a destra quella di un australopiteco. E noterete che nello scimpanzé gli organi sono razionalmente appesi al di sotto della spina dorsale. Un ingegnere che volesse progettare una spina dorsale che funziona bene farebbe una cosa così. Quando ci si alza in piedi, non è più possibile. Il peso grava in avanti. L'evoluzione ci ha un po' aiutato curvando la nostra spina dorsale, ma tutti quelli che soffrono di mal di schiena, e credo metà dei presenti in questa sala, compreso chi vi parla, sanno che questo adattamento non ha funzionato tanto. Continuiamo ad avere mal di schiena. Ma non è il problema principale del bipedismo. Il problema principale del bipedismo è che si restringe il bacino e il risultato è che le femmine della nostra specie fanno molta più fatica a partorire delle femmine di gorilla e scimpanzé. Per loro partorire è uno scherzo, da noi invece si partorisce, come sapete, con dolore. L'evoluzione fa dei pasticci. L'evoluzione premia delle soluzioni che funzionano, pagando anche dei prezzi. E se il nostro scheletro è costruito in maniera così inefficiente, vorrà dire che il vantaggio di stare su due gambe era così forte che è un prezzo che abbiamo pagato in qualche modo volentieri. Qual è il vantaggio di stare su due gambe? È il fatto di avere a un certo punto due arti disponibili per fare delle cose. E lì comincia tutta una storia di manipolazioni che è sicuramente legata allo sviluppo di questo cervello abnorme di cui parlavamo prima. Questo è un grafico che dimostra come cresca nel corso del tempo, da 10 milioni di anni fa fino ad oggi, il volume del cranio. Chiaramente il cervello non fossilizza, ma dentro un cranio grande ci sta un cervello grande, dentro un cranio piccolo ci sta un cervello piccolo. E come vedete, da un certo momento in poi questa curva si impenna. Noi abbiamo di gran lunga nel mondo animale i cervelli più grandi rispetto alle dimensioni del corpo. Le balene ce l'hanno più grandi di noi, ma hanno un corpo molto, ma molto più grande. A sinistra avete una scimmia o un australopiteco, in alto ci siamo noi. Vi dirò più avanti che Neanderthal a volte aveva un cranio e quindi un cervello più grande del nostro, certe volte. E la domanda che ci possiamo porre è, vabbè, in questa evoluzione, in questo cambiamento, quando è che diventiamo veramente umani? Era un tema che interessava molto anche un mio collega antropologo, che è un gesuita, il quale si poneva il problema di quando ci fosse venuta l'anima. Ecco, se lo poneva a modo suo, ma bene o male la domanda è la stessa per tutti quanti. Darwin appunto sosteneva che non è una domanda tanto interessante, ma naturalmente tutti ci stanno provando. Ora, che cosa vuol dire effettivamente appartenere al genere Homo? Possiamo cercare di elencare tutte le cose che noi facciamo e gli animali no. E ce n'è per ogni lettera dell'alfabeto. Noi facciamo l'agricoltura, noi facciamo il bungee jumping, noi facciamo la ceramica, e così fino ai raggi X, allo yoga e alla zootecnia. Però sostenere che noi siamo la specie che fa il bungee jumping e gli altri no, sarebbe francamente un po' deludente. Insomma, io non l'ho mai fatto e penso, mi auguro, neanche molti di voi. E allora, come mai da un certo momento in poi cominciamo a parlare del genere Homo e quindi a usare la parola uomo per queste creature? Per spiegarvelo vi presento Wolfgang Köhler, che era uno psicologo sperimentale, nato in Estonia, suddito prussiano,
a cui nei primi anni del Novecento viene affidata la direzione della stazione zoologica di Tenerife, nelle isole Canarie. Köhler è uno psicologo sperimentale e decide di capire quali sono i limiti intellettuali degli scimpanzé. Ed emerge molto presto che il più bravo di tutti si chiama Sultan, sultano in tedesco. E lo vedete in quelle foto, non so se invecchiando divento ipersensibile, ma a me sembrano foto molto commoventi. A sinistra c'è Sultan che sta infilando un bastone dentro un altro per farsi un bastone lungo. Gli esperimenti sono sempre del genere, c'è una banana appesa in alto e Sultan deve trovare il modo per appropriarsene. E vedete, in mezzo fa una pila di scatoloni e a destra è andato in cima alla pila degli scatoloni col suo bastone, dà una bastonata, la banana viene giù, se la mangia. Se invece di un bastone, o magari due bastoni che si possono innestare uno nell'altro, gli danno un alberello, Sultan spezza i rametti fino a farsene un bastone con cui raggiungere la banana. Ma se i rametti sono troppo grossi per spezzarli con le mani e gli danno invece un sasso con cui lui potrebbe prendere e percuotere i rametti fino a spezzarli, Sultan non ci arriva. Diventa nervoso, cerca di sollevare l'albero e non ce la fa, alla fine prende il sasso, lo tira contro la banana, devono portarlo via e dargli una banana, se no non si calma. Sultan, che era il più intelligente di tutti gli scimpanzé mai studiati, non arriva a concepire di potersi costruire un attrezzo per mezzo di un altro attrezzo. E questo è stato chiamato da Danilo Mainardi, un bravissimo etologo scomparso un paio d'anni fa, che mi fa piacere ricordare qui, è stato chiamato il limite di Sultan in un suo bel libro che si chiama L'animale culturale. Sultan non era capace di costruirsi un attrezzo per mezzo di un altro... Per mezzo di un altro attrezzo, ma 2.300.000 anni fa in Africa vengono trovati dei sassi di questo genere che sono stati scheggiati per mezzo di altri sassi. E questi sassi, si chiamano industria olduvaiana per gli appassionati, sono associati a dei crani come questo, a delle creature che, avendo superato il limite di Sultan, attribuiamo al genere Homo e chiamiamo Homo habilis, Africa orientale, Etiopia e Tanzania. Vedrete da adesso in poi una serie di ricostruzioni fatte da due artisti. Una è una francese che si chiama Elisabeth Dainès, questa qua, e altre vengono dallo studio di due gemelli olandesi che si chiamano Kennis. Sono ricostruzioni fatte con i criteri della polizia scientifica, quindi andando a guardare le tracce lasciate sulle ossa dalle inserzioni dei tendini, dei muscoli e così via. Sono naturalmente delle ricostruzioni che contengono anche degli aspetti ipotetici. Noi non sappiamo se Homo habilis fosse coperto di pelo in questo modo. Tra parentesi, la perdita del pelo nell'evoluzione umana è un altro di quei temi misteriosi. Nessuno sa veramente dire perché è successo. È successo, ma non sappiamo né perché né quando veramente sia successo. Quindi queste che vedete sono delle ipotesi. Delle ipotesi che mettono insieme vari elementi di conoscenza e le uniscono in qualche cosa che possiamo riconoscere. Quindi, con Homo habilis si comincia a parlare di uomo. Se lo incontraste per strada, difficilmente fraternizzereste con Homo habilis. E più probabilmente chiamereste la protezione animali, perché erano creature alte 1,20 m, 1,30 m, con un cervello molto, molto piccolo. E si pensava anche che, essendo così piccole, essendo così poco intelligenti, non si potessero spingere molto lontano. E che quindi, prima che l'umanità emigrasse dall'Africa, siamo a 2,3 milioni di anni fa, quindi 4 milioni di anni che siamo lì in Africa e non ne usciamo, si pensava che ci sarebbe voluto più tempo. Ma da qualche anno abbiamo scoperto in Georgia, sul Caucaso, delle forme umane molto molto simili a Homo habilis, che sono datate intorno a 2 milioni di anni fa. Quindi in realtà c'è stata una prima diaspora che è stata l'uscita dall'Africa di forme umane che non erano noi, che non erano Homo sapiens, attraverso l'attuale Palestina, probabilmente anche attraverso il Mediterraneo, che qui era all'epoca un mare chiuso. L'uomo che è stato trovato in Georgia, che si chiama Homo georgicus, ha un cranio un po' più grande di quello di Homo habilis, ma non di tanto, ha le gambe corte come Homo habilis, ma ha dei piedi fatti molto bene, molto moderni.
Quindi per migrare non serviva grande intelligenza, non servivano le gambe lunghe, ma ci volevano dei piedi che funzionassero. E in questa prossima diapositiva vedete una descrizione un po' più dettagliata di quello che succede. Escono di qua, colonizzano il sud dell'Europa, una buona parte dell'Asia e naturalmente anche in Africa, e si formano delle forme umane diverse. Io le chiamo forme, non specie, per motivi che non vi sto a raccontare, però se volete alla fine possiamo parlare di che cosa sia il concetto di specie in questo contesto. E tra queste forme umane ce ne sono altre, alcune che sono diventate famose. Per esempio qua in Asia si afferma una forma che si chiama Homo erectus e che forse avrete sentito nominare. Anch'esso, subito dopo Neanderthal, è il primo uomo arcaico che viene trovato. Ma ve ne faccio vedere tre, che sono secondo me le più interessanti. Questa è quella di cui avete sentito parlare qualche settimana fa, l'uomo di Neanderthal. E vedete, in questa illustrazione dei fratelli Kennis c'è una cosa interessante. Neanderthal sorride. Non c'è nessun fossile, naturalmente, che possa documentare se e quanto sorridessero. Ma si sta affermando adesso l'idea che, in fondo, questi qua, che la letteratura dei primi del Novecento e anche il cinema, ci sono dei film in cui Neanderthal è rappresentato come un bruto. Ce n'è uno che si chiama, si può vedere qualche estratto su YouTube, si chiama L'uomo di Neanderthal, tanto per cambiare, e il sottotitolo è Mezzo uomo e mezza bestia. È una pellicola B, insomma di basso livello, di Hollywood. Non vi sto a raccontare quello che dice, però se volete in fase di discussione possiamo approfondire questo tema. Neanderthal è rappresentato come un bruto. Oggi cominciamo a pensare che forse non era poi così brutto, non era noi, non era uguale a noi, aveva un cranio che, secondo Giorgio Manzi, visto di profilo, sembra un pallone da rugby, mentre il nostro cranio di profilo sembra un pallone da calcio. Usava però degli attrezzi sofisticati, più di quelli che avete visto prima. Qui l'artista ha messo un orecchino, perché effettivamente ci sono le prove che Neanderthal in certe occasioni si decorava il corpo. Neanderthal è il vero europeo. È stato in Europa tra 300.000 e 39-40.000 anni fa. L'altra cosa interessante è che la sua cultura in questi 300.000 anni quasi praticamente non cambia. Faceva le stesse cose all'inizio che faceva alla fine. Soltanto negli ultimissimi anni incomincia a cambiare qualcosa nella cultura neandertaliana e si discute se sia dovuto a una qualche spinta all'innovazione che è arrivata molto tardi o invece principalmente all'imitazione di qualcun altro più evoluto, più sofisticato tecnologicamente che era arrivato in quel momento. E questo qualcuno siamo noi, sono gli africani. 190.000 anni fa in Etiopia, Homo Kibish, abbiamo le prove che esistevano delle creature il cui cranio era praticamente identico al nostro, appunto formato con la forma di un pallone da calcio. Usavano delle tecnologie, come vedete, molto più sofisticate delle precedenti, queste punte sono molto più raffinate. E questa è una ricostruzione dei fratelli Kennis, in cui vedete questo signore si è raso la fronte. Ancora una volta non c'è la prova che lo facesse, ma questi raschiatoi, queste punte, permettevano, in teoria almeno, di radersi. E quindi gli artisti hanno detto, vabbè, adesso facciamo in modo che lui si rada la regione frontale. Può darsi che sia andata così, può darsi di no. Per circa 100.000 anni queste creature restano in Africa. E poi a un certo punto prendono la strada della Palestina, dell'attuale Israele, e forse prima escono anche dal corno d'Africa verso l'Arabia, su questo si sta ancora discutendo, e come direbbe un ragazzo, a quel punto non ce n'è più per nessuno. Le altre forme umane si estinguono. Ma prima di parlare della loro estinzione vi faccio vedere l'ultimo arrivato di questa grande famiglia. Qui non dovete badare alla mano, la mano è quella di un ricercatore, di una ricercatrice, dovete badare a questa cosina qua. Qualche anno fa, una decina di anni fa, nella grotta di Denisova, in Siberia, c'era un team di russi che stavano cercando tracce di occupazione neandertaliana, perché sono state trovate delle ossa di Neanderthal in quella grotta. E trovano due denti che non assomigliano a quelli di Neanderthal, più questo pezzetto d'osso, che alla fine salta fuori è mezza falangetta di un dito mignolo. Questo pezzetto qua.
Come fosse fatta la creatura che ha lasciato questo fossile, non possiamo dirlo. Provate voi a riconoscere un amico se vi fanno vedere mezza falangetta, non ce la fate. Ma nel freddo della Siberia il DNA si è conservato benissimo. Dopo parleremo un poco meglio del DNA. E questo DNA, confrontato con quello nostro e con quello di Neanderthal, si rivela diverso. Questi qua, quelli che occupavano la grotta di Denisova in quel periodo, erano delle creature che non facevano parte né della nostra specie né di Neanderthal e sono stati chiamati uomo di Denisova, la prima specie nella storia mai definita su base genetica e non sulla base del suo aspetto, su base morfologica. Quindi, come vedete, a un certo punto, fate conto che questa sia una fotografia di come stavano le cose 150.000 anni fa. Giorgio Manzi l'ha criticata questa immagine, ma io non vi dico perché, se volete poi ne riparliamo più avanti. C'è un'inesattezza, insomma, non vi dico quale. Noi stavamo in Africa, in Europa, in una parte dell'Asia più grande di quella che si pensava fino a qualche tempo fa, c'era Neanderthal. Denisovani stavano in questa area così sfumata, perché non sappiamo veramente dove stessero. Qui sotto c'era Homo erectus, e qui sotto questa macchiolina gialla, nell'isola di Flores, in Indonesia, rappresenta un'altra aggiunta recente alla grande famiglia umana, l'uomo di Flores, che è stato scoperto nel 2006, appunto in quest'isola. È stato chiamato anche Hobbit perché era di piccole dimensioni. Quindi, come vedete, c'era tanta gente. Poteva darsi che prevalessero i Neanderthal, che prevalesse Homo erectus, che continuassimo per tanto tempo ad essere in tanti. E invece, quando i nostri antenati africani prendono la strada dell'uscita dall'Africa, sicuramente di qua, probabilmente anche di qua, nel giro di poco tempo le altre forme umane si estinguono e restano solo gli africani. Provate a mettervi la mano sulla fronte. Se è verticale, questa è una caratteristica tipicamente africana. Neanderthal aveva la fronte inclinata e un osso qua che sporgeva e in cui si poteva mettere in equilibrio una matita. Provate a fare così. Se trovate il mento sotto le labbra, anche questa è una caratteristica tipicamente africana. Ce l'avevano solo gli africani, gli europei e gli altri non ce l'avevano. E siccome tutti quanti abbiamo queste caratteristiche, è lecito dire che siamo tutti quanti africani. Siamo tutti quanti africani, siamo usciti da lì, appunto qui. Questo grafico è un po' ambiguo, volutamente ambiguo, perché non sceglie tra le due ipotesi di uscita. E ci diffondiamo anche in tutta l'Africa intorno a 70.000 anni fa. Arriviamo in Europa. Conviviamo con i Neanderthal per una decina di migliaia di anni, circa. Ci spostiamo soprattutto nel sud dell'Asia. Arriviamo molto presto in Australia. I fossili australiani più vecchi sono di 45-50.000 anni fa. Poi risaliamo, passiamo a piedi nelle Americhe. A piedi, perché ci si poteva andare a piedi. Il livello del mare era più basso, quindi ci si poteva andare a piedi. Naturalmente, sapendo come si sopravvive in un territorio completamente ghiacciato, quindi facendo delle cose non banali, facciamo una grandissima corsa attraverso le Americhe. Questo è un altro tema aperto. Nel giro di pochissimo tempo, quelli che sono entrati dalla Siberia sono arrivati fino in Patagonia. Perché abbiano fatto questa corsa non è ancora chiaro. E invece per colonizzare le isole del Pacifico bisogna disporre delle tecnologie di navigazione, c'è poco da fare, lì a piedi non ci si arriva. E quindi il Pacifico è stato colonizzato molto molto tardi, le Americhe a partire da 20.000 anni fa, il Pacifico a partire da 5.000 anni fa e la Nuova Zelanda, che è l'ultimo territorio, l'ultima grande isola che è stata occupata dall'uomo, addirittura poco più di 1.000 anni fa. Molti aspetti di questa vicenda riusciamo a capirli, siamo riusciti a ricostruirli, perché adesso riusciamo a studiare il DNA non solo delle persone viventi, ma anche dei fossili, non dei dinosauri. Quello non si riuscirà a studiarlo, perché col tempo il DNA degenera e i dinosauri sono troppo vecchi per riuscire a studiarli, che ne dica Michael Crichton, Jurassic Park, figurarsi poi clonarli. Ma riusciamo a leggere dei DNA anche parecchio antichi, per esempio quello di Denisova, che vi ho detto prima. Cosa vuol dire leggere il DNA? Mi scuso con quelli che queste cose le sanno già benissimo, ma serve giusto per inquadrare il fenomeno. Il DNA è il libretto di istruzioni che sta nelle nostre cellule. E istruzioni vuol dire che a partire dalla cellula uovo della mamma, fecondata dallo spermatozoo del papà, noi diventiamo migliaia di miliardi di cellule. Tutte queste divisioni e lo sviluppo dei diversi tessuti, dei diversi organi, è scritto nel DNA.
E poi è un libretto di istruzioni anche nel senso che quando abbiamo finito lo sviluppo, quando siamo creature adulte formate, il DNA dice alle nostre cellule quello che devono fare, fino a che a un certo punto comincia a fare degli errori e, come sapete, si muore. Quest'idea del DNA come testo è un'idea classica. Lo stesso Mendel, l'inventore della genetica, usava le lettere dell'alfabeto per indicare il meccanismo dell'eredità. Non sapeva che esiste il DNA, ma usava delle lettere. Ed effettivamente è una metafora che funziona, perché esattamente come un testo è una sequenza lineare di lettere, in italiano sono 21 più i segni di interpunzione, allo stesso modo il DNA è una sequenza di molecole che indichiamo con le lettere A, T, C e G. Quindi il DNA ha 4 lettere, noi ne abbiamo di più, ma alla fine assomiglia a un testo perché è una successione lineare di queste lettere. Quindi conosciamo l'alfabeto del DNA. È giusto dire che conosciamo anche il lessico del DNA, perché non tutto il DNA fa qualcosa, ma i pezzi del DNA che fa qualcosa si chiamano geni e producono delle proteine, e noi conosciamo quasi tutti i geni del nostro DNA. Il complesso del DNA lo chiamiamo genoma, ve lo dico così, se mi esce questa parola ci capiamo. Bene, nel genoma umano e di tutti i mammiferi praticamente ci sono circa 20.000 geni e sono solo tanto pochi quelli di cui non conosciamo ancora la funzione. Conoscere la funzione dei geni ci permette di prevedere alcune malattie. Se una donna incinta si sottopone a un test e andiamo a studiare un gene particolare, possiamo dirle se il suo figlio avrà o non avrà la distrofia muscolare di Duchenne. E allo stesso modo riusciamo a prevedere alcune malattie genetiche come la corea di Huntington, la fibrosi cistica. Molti di voi queste malattie non le hanno mai sentite nominare. E comunque non si muore di queste cose qua, non si muore di malattie cardiocircolatorie, si muore di Alzheimer, si muore di diabete, si muore di cancro. Ecco, tutte queste malattie non riusciamo a prevederle, perché sono caratteri, si dice, complessi. Vuol dire che dipendono non dal funzionamento errato di un singolo gene, ma da tanti geni insieme, che poi interagiscono con i fenomeni, con fattori ambientali. I caratteri complessi ancora non riusciamo a capirli. Ed è per questo che possiamo dire che la sintassi del DNA non l'abbiamo ancora capita. Come i vari geni si parlino fra di loro e quale sia il loro effetto complessivo, non l'abbiamo ancora capito. Questo è il limite attuale delle ricerche, soprattutto in ambito biomedico. Però riusciamo a leggerlo tutto questo testo, ed è un testo lunghissimo. Pensate che nel DNA di ogni nostra cellula questo testo è lungo 6 miliardi e mezzo di caratteri. Cerchiamo di capirci. Secondo la mia stima, i Promessi Sposi hanno 1 milione di caratteri. Ho preso un capitolo, l'ho messo su Word, mi sono fatto contare i caratteri e poi ho fatto la proporzione. Insomma, quindi mi sarò anche sbagliato, ma non di tanto. Bene, 1 milione di caratteri vuol dire che il nostro libretto di istruzioni equivale ad una libreria in cui ci sono 6 miliardi e mezzo diviso 2, fidatevi, bisogna dividere per 2, non vi spiego perché, 3 miliardi e qualcosa, di basi, che diviso per 1 milione fanno l'equivalente di 3.500 volumi, ognuno grande come i Promessi Sposi. In questi volumi la cellula riesce a trovare la riga con le istruzioni giuste, con le cose da fare, nel giro di secondi o di minuti. E anche questa è una cosa che non abbiamo capito. Come fa la cellula non lo sappiamo ancora, però lo fa. Quindi noi leggiamo tutto questo testo senza capirlo integralmente, ma lo riusciamo a leggere tutto quanto. Che rapporto ha questo testo con le nostre differenze? Prima parlavo con un signore che mi diceva, ma insomma in fondo se io guardo gli occhi delle persone così riesco a classificarle. Effettivamente se guardiamo i nostri simili, se guardiamo degli sconosciuti, qui c'è uno che non è uno sconosciuto ma va bene lo stesso, riusciamo approssimativamente a piazzarli nel continente di origine, no? Insomma questo signore come sapete è asiatico, questa è africana, questo è chiaramente europeo, questa è una Yanomama, cioè un'americana. Oggi parlando di americani e di australiani parlerò delle popolazioni originarie, non di quelli che ci sono arrivati di recente, e questa ragazza qua, vedete, si è messa addirittura un fiore tra i capelli per indicare che viene dalla Polinesia. Quindi è tutto facile? Mica tanto, provate con questi adesso. Chi è l'europeo qua? Questa signora qua?
Questa signora è una famosa mezzo-soprano che si chiama Kirite Kanawa ed è Maori, viene dalla Nuova Zelanda. E voi pensate che sia europea perché è vestita bene e noi abbiamo la presunzione che gli unici che sanno vestirsi per bene siamo noi europei, ma non è vero, si è anche un po' tinta i capelli. E chi è africano qua? Verrebbe da dire questa qua, no? Insomma, il naso grosso, la pelle scura, le labbra grosse, i capelli ricci. Signori, questa ragazza è asiatica, viene dalle isole Andamane, a sud dell'India, e c'è tutta una fascia dell'Asia dove la gente ha questo aspetto qua. E allora sarà questa l'africana? No, questa signora viene da Tonga, cioè dallo stesso continente da cui proviene Kirite Kanawa. Solo che, appunto, nell'Oceania, che è grande, ci sono quelli con la pelle scura e quelli con la pelle chiara. L'africano è questo signore che viene dall'Etiopia e questa ragazza viene invece dal Cile, una mapuche come Salas, un calciatore che ha giocato anche nella Juventus, se per caso. Quindi, come vedete, non è vero niente che guardando le persone non riusciamo a piazzarle nel loro luogo di origine. E lo dimostra anche il fatto che 250 anni di classificazione razziale umana non hanno mai portato a nessun accordo su quali e quante siano le razze umane. Per esempio, a un certo punto, nell'Ottocento, si pensava che fossero 27, e qui vedete una mappa con 27 testoline, ognuna delle quali corrisponde a un territorio distinto. I cataloghi razziali si sono estesi nel corso del tempo, siamo arrivati fino a 200 razze diverse. Su questa cosa ironizzava anche Charles Darwin, che diceva, se non vi mettete d'accordo su quante e quali siano le razze umane, di che cosa stiamo parlando? Oggi lo studio del DNA ci permette di dire qualcosina. Per esempio, ci permette di dire che queste due persone, che come vedete sono molto molto diverse tra di loro nel loro aspetto, hanno in comune il 99,9% del loro genoma. Tutte le differenze che ci rendono unici, perché ognuno di noi è unico e diverso dagli altri, stanno in un 1 per 1000 del DNA. 1 per 1000 che però è l'1 per 1000 di tanta roba, è l'1 per 1000 di quei 6 miliardi e mezzo di cui parlavamo prima, che vanno divisi per due. Quindi mediamente tra due di noi ci sono circa 3 milioni di differenze a livello del DNA. Alcune sono differenze importanti, altre meno importanti. Adesso allora dimentichiamoci di tutto quello che abbiamo in comune, buttiamo via il 99,9% del nostro DNA in cui siamo tutti identici, tanto siamo tutti identici, non ci dice niente. Concentriamoci su quell'uno per mille in cui ci sono le differenze. Ecco, qui ho messo tre continenti, non volevo farla troppo complicata, Europa, Asia e Africa. E stiamo parlando adesso delle zone variabili del DNA, delle varianti. Bene, l'81% delle varianti del DNA sono cosmopolite, cioè sono presenti in tutti i continenti. Chi di voi è di gruppo sanguigno zero ha una variante cosmopolita, cioè una caratteristica che è presente in tutti e cinque i continenti. Chi è di gruppo sanguigno B invece no, perché B è presente in Asia, Africa, Europa, ma non nelle Americhe, non in Oceania. Bene, le caratteristiche come il gruppo sanguigno 0 sono l'80% del totale. Questo 0,06% in Europa vuol dire che è molto difficile avere un DNA tipicamente europeo. Ce ne sono, ma sono pochi. E questo 1% in Asia significa che è un po' più facile, ma è sempre difficile, avere caratteristiche genetiche tipicamente asiatiche. Però vedete, l'Africa è speciale, non solo perché lì ci sono i fossili più antichi della nostra specie e delle specie a noi imparentate, ma perché c'è un 7% di varianti del DNA che sono esclusivamente africane. Quindi, dovendo riassumere in poche parole questa immagine, mi verrebbe da dire che noi possiamo cadere in due grandi categorie, con poche eccezioni. O siamo tipicamente africani, o siamo genericamente umani. Le altre categorie non contano tanto. Possiamo anche chiederci però, ecco, rispetto alle differenze che ci sono tra le persone di vari continenti, poniamole pari a 100, queste differenze, qual è la differenza fra due italiani, per esempio Nanni Moretti e Renato Carpentieri, che vedete a bordo di questo sofisticato mezzo di trasporto, che in qualche modo ci dà anche un'idea del fatto che in Europa siamo i più sviluppati di tutti, in Asia un po' meno e in Africa invece vanno a piedi a raccogliere le bacche. Qual è la differenza tra due della stessa popolazione se poniamo pari a 100 la differenza fra gente di continenti diversi? Bene, oggi questa cifra è stata stimata con precisione ed è 88. Quindi il nostro vicino di casa, mediamente, è più simile a noi di uno che viene da un continente diverso, ma di tanto così, del 12%.
E questo mediamente significa che c'è tanta variabilità, che ci sono persone simili a noi nella nostra popolazione, ma anche persone molto diverse. E adesso vi faccio un esempio, avvertendovi che il caso che sto per mostrarvi è un caso limite. Non va sempre così. Però il fatto che possa anche andare così indica ancora una volta come cercare le razze biologiche nell'uomo non abbia senso. Queste sono tre delle prime persone a cui è stato letto completamente il genoma, completamente il DNA. Il primo è stato James Watson, Watson e Crick, lo scopritore con Rosalind Franklin, anche gli scopritori con Rosalind Franklin della struttura doppia elica del DNA. Watson a un certo punto dice che bisognerebbe che l'umanità conservasse il DNA di alcuni geni, plurale di genio, non di gene, per poter in futuro scoprire quali sono i geni, plurale di gene, che gli danno le loro capacità straordinarie. Vi offro il mio DNA. E gliel'hanno, sì, gente che non aveva problemi di autostima. E quindi lui è il primo a cui nel 2007 viene letto completamente tutto il DNA. L'anno dopo Craig Venter, che è un altro famoso genetista, legge il proprio e per non essere da meno lo chiama genoma umano di riferimento. Craig Venter misura di tutte le cose. E qualche tempo più tardi un coreano che si chiama Kim, come peraltro quasi tutti i coreani, fa la stessa cosa e in un articolo però pubblica dei confronti a tre, tra cui quello che sto per farvi vedere. Eccolo qua. Stiamo parlando di tutto il genoma, di tutto il DNA, non resta fuori niente. Questi tre hanno in comune 1.250.000 varianti del DNA. Poi ognuno ha le sue, Venter ne ha 800.000, Watson 1.000.000, Kim 1.100.000, che ha lui e gli altri due no. Ma la cosa interessante è che Venter e Watson, che come vedete sono europei, sono americani di origine europea, e si vede, mentre Kim è asiatico e si vede, Venter e Watson hanno in comune meno varianti del DNA di quelle che ciascuno di loro ha in comune con Kim, 480.000 per Venter e addirittura 570.000 per Watson. Vuol dire che Kim è geneticamente intermedio tra Watson e Venter. Vuol dire che uno scienziato di un altro pianeta che venisse a studiarci, se avesse queste tre persone, metterebbe, come cosa più probabile, Kim insieme a Watson, escludendo Venter. Come seconda cosa più probabile, Kim con Venter, escludendo Watson. E la cosa più improbabile di tutti sarebbe mettere Watson insieme a Venter, i due europei insieme. Non va così di solito. Solitamente se si prendono due persone della stessa popolazione sono un po' più simili, un 12% più simili di quanto non lo siano con qualcuno che viene da fuori. Ma ci sono anche casi di questo genere perché la nostra è una specie molto, molto, molto variabile. E le conseguenze, beh, insomma, intanto è interessante parlarne, ma le conseguenze hanno anche qualcosa a che vedere con la clinica. Uno dei motivi per cui, soprattutto negli Stati Uniti d'America, ma in generale nei paesi anglosassoni, si è rimasti tuttora così attaccati al concetto di razza umana, nonostante tantissimi dati indichino che dal punto di vista biologico non si riesce a distinguere gruppi distinti, è il discorso della medicina razziale. Si dice, ma un medico guarda in faccia il suo paziente, capisce se è scuro, se è chiaro, se è giallo, a che gruppo appartiene e quindi riesce a fargli un trattamento clinico più adeguato. Sciocchezze. Guardate qua. Questo bambino, che si chiama Jackson Slade, aveva una grave forma di leucemia per la quale è necessario un trapianto di midollo. E ci sono dei grandi archivi di dati in cui i donatori di midollo vengono studiati, vengono caratterizzati per i geni, per i loro geni, in particolare per quelli che potrebbero causare il rigetto del trapianto. Quindi c'è un archivio mondiale in cui tutti quanti i donatori vengono inseriti e poi viene fatto un confronto tra quello che ha bisogno del trapianto e il donatore. Bene, quello che ha salvato la vita di questo bambino donandogli il suo DNA perché era quello più, e donandogli il proprio midollo osseo perché i suoi geni erano quelli più simili a quelli di questo bambino è questo signore qua, che si chiama Michael Menafee, è un canadese, e naturalmente se fosse stato studiato da uno di questi medici razziali sarebbe stato subito escluso in quanto chiaramente di pelle dal colore diverso dell'altro. La sto facendo troppo lunga, forse è vero, quindi cercherò di sbrigarmi, perché dopo la prima espansione, appunto fuori dall'Africa, andiamo negli altri continenti. Vi racconto qualcosa sulle Americhe, perché il dato che sto per mostrarvi è interessante anche nel senso che vi dà l'idea di come vanno le cose anche in altri posti. Dicevo che siamo arrivati 20.000 anni fa e molto rapidamente queste popolazioni si sono spinte fino al sud, fino in Patagonia. Qualche anno fa è stato trovato questo scheletro nella località siberiana di Malta.
era un ragazzo di una quindicina d'anni, ed erano popolazioni che vivevano sul ghiaccio costruendosi delle capanne con le ossa di mammut, come questa che viene dal museo di San Pietroburgo. È una ricostruzione, però sono state trovate queste ossa. Dicevo prima che al freddo il DNA si conserva meglio, e infatti di questo ragazzo di Maltà si è potuto leggere molto molto bene il genoma. Vi chiedo un piccolo sforzo adesso, perché questa è una delle poche diapositive un po' tecniche che ho portato. Il DNA del ragazzo di Maltà è stato confrontato con i DNA di tante altre persone che vengono da quei posti lì, persone contemporanee. Rosso vuol dire che assomiglia a quello di Maltà, blu vuol dire che non gli assomiglia. E come vedete, tutti quelli che sono in America assomigliano tantissimo o tanto a Maltà. E questa è una delle evidenze più chiare del fatto che è da lì che siamo venuti. Ma l'altra cosa, forse ancora più interessante, è che oggi, qui in Siberia, abbiamo dei DNA che sono molto diversi da quelli di chi occupava questo posto 24.000 anni fa. Quindi questo vuol dire o che si sono spostati tutti quanti in massa, dando origine alle popolazioni americane, o che quelli che sono rimasti qua si sono estinti e sono stati rimpiazzati da altri. Oggi che riusciamo a studiare a fondo il DNA antico, ci rendiamo conto che questa non è un'eccezione, ma è la regola, e anche in Europa riusciamo a riconoscere tre strati di popolazione che sono arrivati, tutti quanti dall'Africa naturalmente, ma in tre ondate differenti. Bene, stiamo avvicinandoci ai tempi presenti. Qua ci sono delle migrazioni che sono così recenti che hanno lasciato poche tracce nel DNA. Sapete che c'è stata la fase coloniale in cui gli europei sono andati un po' in tutto il mondo, ed è per questo che inglese, francese, anche olandese, vengono spagnolo, portoghese, vengono parlati in tutto il mondo. Poi una delle pagine più vergognose della storia umana è il traffico di schiavi che ha portato un sacco di gente dall'Africa occidentale alle Americhe. In Europa no, perché non volevamo vederli, nelle Americhe sì, perché tanto erano lontani. Ecco, questi sono fenomeni relativamente recenti. Ma abbiamo trovato il modo di studiarli a livello genetico, studiando questa creatura qua. Questo è un batterio, si chiama Helicobacter pylori, e come vedete non ha le gambe, quindi non può migrare per conto suo. Ma anche Helicobacter pylori ha migrato, con le gambe di chi se lo tiene nell'intestino. Un tempo, forse vi ricorderete, si diceva che l'ulcera gastrica è una malattia psicosomatica. Uno è molto stressato, molto nervoso, gli viene l'ulcera. Non era vero. L'ulcera in realtà è prodotta da questo batterio che circa metà di noi porta nel proprio intestino. A molti di noi non dà nessun disturbo, ad altri invece produce l'ulcera. Ma seguendo questi ceppi di Helicobacter pylori, adesso vediamo che delle caratteristiche tipicamente europee le ritroviamo nelle Americhe del Nord e del Sud e in Australia. E riusciamo a seguire quindi queste migrazioni recenti, il traffico degli schiavi e addirittura il passaggio dalla Siberia alle Americhe. Quindi studiando non noi, ma un passeggero del nostro corpo che si riproduce molto rapidamente e quindi accumula più velocemente di noi differenze nel proprio DNA. E poi c'è la cosa che è davanti agli occhi di tutti. Stiamo ormai passando dall'ambito della biologia all'ambito della sociologia. E quindi su questo non vi dirò molto, però una cosa ve la vorrei dire, perché c'è molta preoccupazione, naturalmente, tutti ne parlano, per i flussi migratori che stanno arrivando dall'Africa in Europa. Questo è un dato molto molto recente in cui le dimensioni delle frecce indicano il numero di persone che si stanno spostando. E come vedete le frecce che ci arrivano in Europa dalle Americhe o dall'Africa sono frecce di dimensioni limitate. I grandi spostamenti, i grandi rimescolamenti sono interni ai continenti. E il più grosso di tutti sta avvenendo in Asia in questo momento, in cui ci sono veramente milioni e milioni di persone che si stanno spostando. Quindi un caso in cui la nostra percezione dei fenomeni non corrisponde ai dati che ci vengono forniti. E sul perché questo succeda non ho niente da dire. Ma vorrei concludere con una riflessione che non è mia. Io appunto non sono un esperto di queste cose, ma che ho sentito fare da Vlodek Golkorn, che è l'ex responsabile culturale dell'Espresso, adesso scrive su vari giornali. Vlodek Golkorn è un ebreo polacco che ha deciso di vivere in Italia. E parlando appunto dei fenomeni di cui stiamo parlando, propone di riconsiderare questa immagine che penso molti di voi conoscano. È la razzia nel ghetto di Varsavia nel 1944. E Golkorn dice che quando guardiamo questa immagine il centro emotivo è il bambino terrorizzato. E proviamo compassione per lui, riusciamo a immedesimarci in lui se siamo appena appena un po' umani.
Ma immedesimarci in questo bambino, provare compassione, patire insieme a lui, è tutto sommato facile e non apre dei problemi. Goldkorn ci invita a chiederci cosa faremmo se fossimo questo signore qua, se fossimo quello che ha il mitra in mano, quello che sta facendo la razzia. Perché quella è una domanda difficile. Avremmo la forza di riconoscere che davanti a noi c'è un altro essere umano a cui non vanno fatte queste cose? O sceglieremmo la soluzione più tranquilla, più pacifica, di lasciare che vengano commesse delle violenze, delle ingiustizie e danni di un altro umano? Questo, secondo Vlode Goldkorn e anche secondo me, è la domanda importante ed è la domanda che tutti quanti ci dobbiamo porre quando vediamo delle scene di questo genere. Noi in questo momento, rispetto a questa signora, siamo quelli col mitra in mano. Possiamo lasciarla impigliata nei fili spinati oppure possiamo tenderle la mano. Ma questa seconda operazione non è gratis, avrà un prezzo. Siamo o non siamo disposti a farlo? Io, se volete, mi fermo qui. E se non volete, ho altre quattro cose sull'evoluzione della pelle degli europei. Come volete voi? Ma abbiamo ancora un po' di tempo, quindi direi di continuare. Va bene, allora vi racconto questa cosa sulla pelle, perché questa è una cosa proprio nuova degli ultimi mesi. Il colore della pelle è un altro tema importante, ha rilevanza anche per quanto riguarda appunto i nostri rapporti con chi percepiamo come diverso da noi, però la pelle non lascia fossili. E quindi come facciamo a sapere che pelle avevano i nostri antenati? Beh, intanto cominciamo a vedere come funziona il colore della pelle. Ci sono delle cellule alla base dell'epidermide, si chiamano melanociti, che producono dei granuli di una sostanza, anzi due. Si chiama melanina nel complesso, ma ci sono due melanine in realtà. Una si chiama eumelanina ed è rosso-bruna, l'altra si chiama feomelanina ed è rosso-giallastra. Questi granuli vengono passati poi alle cellule circostanti, e la loro produzione richiede l'intervento di 70 geni differenti. Quindi anche il colore della pelle è una di quelle caratteristiche complesse che comprendiamo solo fino a un certo punto. Sappiamo però che c'entrano anche dei fattori ambientali, perché come sapete quando uno prende il sole si abbronza. E quindi il colore della pelle dipende dal numero di granuli che abbiamo, da quanto sono grossi, da quanta eumelanina e da quanta feomelanina c'è dentro. Non sappiamo esattamente come andassero le cose in un passato remoto, ma c'è una grande esperta, si chiama Nina Jablonski, americana, che ha prodotto questo modello qua. Qui abbiamo il passato in alto e qui c'è il presente. Nina Jablonski dice che se prendete uno scimpanzé e gli aprite il pelo, troverete che ha la pelle bianca. E quindi l'antenato comune dell'uomo e dello scimpanzé, con tutta probabilità, aveva la pelle bianca. Dopodiché però, come vi ho detto prima, c'è questa cosa misteriosa, incominciamo a perdere il pelo. E se non siete protetti dal pelo, sotto il sole africano vi conviene avere la pelle scura, perché con la pelle chiara si è più soggetti a cancro. I raggi ultravioletti producono una degenerazione cancerosa della pelle. E quindi cosa succede? Succede che secondo il meccanismo di selezione naturale che Darwin ha individuato così bene, incominciano ad arrivare delle mutazioni a geni, tutti questi nomi che vedete sono nomi di geni, che non vi diranno niente, ma si chiamano così. E insomma, chi ha una mutazione per cui porta una pelle un po' più scura ha un certo vantaggio rispetto a quelli che hanno la pelle più chiara, tende a lasciare più figli e quindi questa caratteristica si diffonde. E quindi un po' alla volta ci viene la pelle scura. Poi 100.000 anni fa andiamo in Europa e in Asia e lì il meccanismo selettivo si inverte, perché se uno ha la pelle scura non riesce a utilizzare il sole per attivare la vitamina D, che è così importante nella gravidanza e nell'allattamento. Quindi per riuscire a attivare la vitamina D uno ha bisogno di prendere radiazioni solari, c'è un vantaggio ad avere la pelle chiara ed ecco che si accumulano delle mutazioni che rendono gli europei e gli asiatici di pelle sempre più chiara. Quando sia avvenuta questa cosa, quando sia avvenuto questo passaggio, non lo sappiamo con esattezza, ma si tendeva a pensare che siccome siamo usciti 70.000 anni fa dall'Africa, nel giro di 10, 20, 30.000 anni al massimo, fosse avvenuto questo cambiamento. Ma l'anno scorso sono usciti 4 articoli nei quali, andando a leggere il DNA di alcuni fossili e sottoponendolo a un'analisi con un sistema esperto, in pratica una forma di intelligenza artificiale, si è riusciti a desumere con un 4% di margine di errore, quindi non tanto grande, il colore della pelle di queste persone. Questo è un inglese che è vissuto in un posto che si chiama Cheddar,
che dà il nome al famoso formaggio, ed è stato ammazzato in maniera probabilmente rituale, aveva le mani legate, questo buco gli erano fatto dandogli qualcosa in testa. Questo Cheddar Man, e qui vedete ritratto insieme ai gemelli Candice, quelli che l'hanno ricostruito, aveva con altissima probabilità la pelle scura e gli occhi azzurri. Una combinazione che oggi è rara. Questa cosa ha fatto rumore perché gli inglesi sono bravi a promuovere le loro scoperte, ma in realtà poco tempo prima si era visto che in Spagna, alla Bragna, in Lusserburgo, a Lochbourg e in Svizzera, a Bichon, non badate a questo punto che non c'entra, in un periodo compreso fra 13 e 7.000 anni fa, c'erano altri tre la cui pelle era scura e i cui occhi erano azzurri. Quindi non si tratta del fatto che c'è un inglese strano, a quanto pare in quel periodo lì gli europei avevano la pelle scura e gli occhi azzurri. 12.000 anni fa compaiono le prime pelli bianche e compaiono nel Caucaso e dopo si diffondono in Europa con l'arrivo dell'agricoltura, dalla mezzaluna fertile. Quindi l'arrivo, questo è l'uomo di La Bragna, l'arrivo delle pelli chiare in Europa è avvenuto per migrazione. Non è stata una mutazione locale, è stato qualcuno che ha sviluppato la pelle chiara altrove ed è arrivato in Europa. Adesso ho veramente concluso, vi faccio vedere quattro libri rapidamente. Questo è quello di Giorgio Manzi, che descrive in maniera molto bella, molto leggibile, i dati ossei, i dati paleontologici. Di recente è uscito dalla Ex De Agostini, che adesso si chiama Editoriale Geografica, questo libro di Telmo Pievani, che ha delle bellissime mappe, una delle quali ho utilizzato in questa chiacchierata. La storia che vi ho raccontato oggi è un po' in questo libro qua e un po' in questo libro qua che la Bompiani ha ripubblicato da pochi mesi. Grazie. Grazie. Questo applauso dimostra che quello di prima era ben riposto, insomma. Quello di prima però era dato sulla fiducia, questo almeno è dato sulla base di qualche ragionamento. Vi ringrazio molto. Bene, abbiamo un po' di tempo per qualche domanda, quindi vi invito a farvi avanti. Ce n'è già una da quelle parti. Si parla sempre dell'Africa, però c'è anche un altro candidato che potrebbe essere l'Asia come origine, perché nell'Asia ci sono tutti i componenti, ci sono le scimmie che ci sono in Africa. Anzi, sono ancora più differenziate perché l'Asia ha un clima che va dall'equatore al polo nord, mentre l'Africa è un clima sempre, sempre caldo. Perché si parla sempre dell'Africa? Perché nell'Africa ha un clima secco, per cui i reperti si sono conservati, mentre in Asia no, perché c'è un clima umido, i monsoni, eccetera. Però anche lei ha detto, per esempio, che nel 2 milioni di anni fa c'era in Georgia un tipo più evoluto che non i corrispondenti africani. Gli uomini moderni sono tutti originari dell'Asia, noi altri compresi. Quindi ci sono tanti indizi per cui l'Asia mi sembra invece da non trascurare. Già dai tempi antichi, cioè dalle scimmie, in poche parole. Perché non se ne parla mai dell'Asia? Perché non si è ritrovato niente? Ma non è detto che non sia proprio l'Asia. Se è solo un problema di ritrovamenti o... Guardi, io non sono un paleontologo, insomma. E quindi queste cose che vi ho raccontato le ho lette, le ho discusse con i paleontologi, però mi pare di poter dire che siamo assolutamente sicuri che le prime fasi dell'evoluzione umana da 6 milioni a 2 milioni circa di anni fa siano una storia esclusivamente africana. Dopodiché non bisogna trascurare niente, naturalmente, anche le idee si evolvono nel corso del tempo. Ma perché modifichiamo questa idea?
che è basata sul fatto che vediamo una successione di fossili che va in tante direzioni, come ho detto prima, ma alla fine punta dove siamo arrivati noi, per pensare che questa cosa sia avvenuta altrove ci vorrebbero dei ritrovamenti assolutamente stupefacenti. E dopodiché si tratterebbe di spiegare come è possibile che la stessa specie si sia evoluta in due posti diversi, cosa che non ha nessun precedente né in ambito animale né in ambito vegetale. L'Asia gioca un ruolo importante perché, anche se io naturalmente ho semplificato in maniera brutale per riuscire a stare all'interno di questa ora qua, chiaramente quando incomincia a uscire Homo sapiens dall'Africa non è che se ne sta semplicemente fermo lì, gira tantissimo. In Asia ha un boom demografico, comincia a crescere perché effettivamente trova da mangiare, trova molte risorse. Quindi succedono un sacco di cose importanti in Asia, ma soltanto tardi, soltanto negli ultimi 100.000 anni. No. La classificazione dei nostri antenati, diciamo così, nel tempo è cambiata più volte e lei dice è un bene se cambia ancora, perché vuol dire che sapremo qualcosa di più, però insomma ci sta tranquillizzando sul fatto che qualche certezza ce l'abbiamo. No, un attimo, la scienza è una cosa che serve per misurare i livelli di incertezza. Se qualcuno ha bisogno di certezze, gli consiglio vivamente di rivolgersi alla religione, lì se ne trovano, nella scienza no. La scienza no. La scienza è una cosa che serve per farci capire nel modo più preciso possibile che diritto abbiamo di fare certe affermazioni. Se una certa affermazione la possiamo fare con grande sicurezza, con minore sicurezza, se è solo una congettura e così via. Quindi, però questo non vuol dire che non sappiamo niente. Non vuol dire che non sappiamo niente. Anzi, c'è ormai un corpus di conoscenze che provengono da fonti diverse e sono coerenti tra di loro. Perché qui noi stiamo cercando di fare una cosa molto complicata. Stiamo cercando di ricostruire 6 milioni di anni della nostra storia sulla base di qualche osso, di qualche sasso e del DNA che si riesce a estrarre da queste ossa. Un compito titanico. E quindi c'è da essere molto contenti, e io personalmente mi sento anche molto orgoglioso di quello che siamo riusciti a capire, perché veramente è stata un'operazione molto molto complicata. E quando le informazioni che ci vengono dall'archeologia, dalla genetica, dalla paleontologia e poi magari dalla linguistica, anche se vogliamo, dall'antropologia culturale, sono coerenti tra di loro, beh, allora c'è motivo di credere che effettivamente stiamo cominciando a capire che cosa sia successo. Forse, naturalmente poi qualche scoperta può cambiare qualche aspetto di questa storia, ma è difficile che ci sia qualche scoperta che cambia radicalmente il quadro. Forse, è un po' colpa nostra anche, sto parlando degli scienziati adesso, se ogni tanto diamo l'idea che la nostra sia una scienza così fragile che basta trovare un osso, una mandibola in Marocco perché tutto cambi. Questo è dovuto alla concorrenza spietata che ormai c'è per procurarsi dei fondi. Ogni volta che troviamo qualcosa, se riusciamo a fare in modo che i giornali parlino della nostra scoperta, aumentiamo di tanto così la probabilità che qualcuno ci dia dei soldi per continuare a fare la ricerca. E quindi è un fuoco di fila di scienziati che nel loro campo si mantengono rigorosi, dicono quello che hanno trovato. Appena gli puntano addosso una telecamera o c'è un giornalista così, subito pompano quello che hanno trovato, cercando di far credere che la loro scoperta cambia completamente il quadro. Secondo me alla fine è controproducente, perché diamo l'idea appunto che la nostra sia una scienza fragile, in cui ci vuole poco a buttare tutto quanto per aria. Non è così, non è così. C'è un'altra domanda? C'è una definizione scientificamente riconosciuta a razza? Oh sì. Però mi costringete a diventare un po' tecnico qua. Allora, mi scuso se ogni tanto mi scapperà qualche parola difficile. Chiederemo al limite di approfondirlo. Magari qualcuno di dare un colpo di gong. Noi siamo abituati a dire, vabbè, insomma, il cavallo e l'asino sono due specie differenti perché gli incroci fanno un mulo che è sterile. Quindi appartengono alla stessa specie degli organismi che sono in grado di generare progenie fertile. No, questa è la definizione classica. Ma questa definizione fa acqua da tutte le parti e fa acqua fin dai tempi di Lamarck. Perché è stato Lamarck, prima ancora di Darwin, a dire che specie diverse originano con modifiche da un antenato comune. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che prima c'è un'unica specie,
e poi alla fine di un processo che può essere durato centinaia di migliaia o milioni di anni abbiamo due specie differenti. Quindi la specie è una condizione transitoria che poi può evolvere ulteriormente. Se non bastasse, si dà il nome di razza o sottospecie a due gruppi della stessa specie che stanno diventando due specie diverse ma non ci sono ancora arrivati. Quindi, come vedete, è un concetto molto, molto labile. Come se questo non bastasse, nel linguaggio corrente la parola razza ha preso una serie di significati diversi. Vi ricorderete la famosa dichiarazione di Einstein quando gli chiedono, immigrando in America, che razza appartiene, lui risponde razza umana. Quindi razza può voler dire 7 miliardi e passa di persone. Però quando di uno diciamo è l'ultimo della sua razza, vuol dire che razza significa famiglia. E quando parliamo di razza Piave, quelli che hanno fermato l'austriaco nella prima guerra mondiale, parliamo di un gruppo che è un po' più grande di una famiglia, ma è più piccolo della nostra specie. E quando parliamo di razza bianca o razza nera, parliamo di un gruppo che è ancora più grande. È chiaro che quando c'è questa confusione terminologica non ci si capisce più e alla fine ognuno resta della sua idea. Allora, in ambito biologico la definizione di razza è quella di sottospecie che ho appena dato. Nel discorso comune razza può voler dire tante cose diverse, però anche in ambito scientifico lo stesso concetto di specie, che sembra il più solido, in realtà è un concetto un po' labile. Come dice Adam Rutherford in un bellissimo libro pubblicato dalla Bollati Boringhieri che si chiama Breve storia di chiunque sia vissuto, in biologia le cose sono complicate, se qualcuno vuol farvi credere che sono semplici sta probabilmente cercando di vendervi qualcosa. Ancora una domanda lassù? Grazie innanzitutto. Legandomi alla domanda precedente, ma non era la mia domanda, la parola etnia, dove si colloca all'interno? Però la mia domanda era un'altra, che può sembrare del retorico o anche addirittura provocatoria. Premesso che c'è chi crede, sostiene che la Terra sia piatta, l'uomo non è arrivato sulla Luna, i vaccini fanno male e tutte queste cose qui, mi domando... Non ho capito, bene qua. Premesso che c'è qualcuno che sostiene che la Terra è piatta, che l'uomo non è arrivato sulla Luna, che i vaccini fanno male, quindi escludiamo questo genere di polemiche, mi domando e le chiedo se anche lei si è fatta questa domanda e eventualmente che risposta si è data sul fatto comunque innegabile che sin dai tempi di Darwin ad oggi, parlando dal punto di vista scientifico, antropologico, anche psicologico, è così difficile accettare questo 90 e più per cento di similitudini fra, metto le virgolette, fra le razze umane o etnie, che dir si voglia, o gruppi e quello che è. Io mi domando, ma perché accettiamo che l'uomo sia arrivato sulla Luna nonostante, e non riusciamo ad accettare una cosa così ovvia? Perché una cosa così ovvia non fa notizia? Grazie. Sì, guardi, sul gruppo etnico secondo me ci sono delle persone, anche prima l'intervistatrice della RAI che adesso è uscita, non voleva dire razza, non gli veniva in mente la parola popolazione, diceva gruppo etnico. Secondo me usare gruppo etnico non ha senso. Cos'è un gruppo etnico? Secondo un grande antropologo torinese, Marco Aime, fanno parte dello stesso gruppo etnico persone convinte di appartenere allo stesso gruppo etnico. Cioè è una costruzione, ma è vero che è così, insomma. A un certo punto gli ungheresi inventano il gruppo etnico degli ungheresi perché gli serve alla rivendicazione di tipo nazionalistico che poi rivolgono contro il governo centrale di Vienna e alla fine otterranno l'indipendenza. Gli italiani, come italiani, sono nati così. Quindi si tratta di entità molto importanti dal punto di vista storico che contribuiscono a dare un'identità alle persone, ma che sono estremamente labili, perché sono largamente su base culturale e minimamente su base biologica o per niente su base biologica. Se qualcuno che ha in testa il concetto di razza usa la parola gruppo etnico, secondo me fa anche un po' ridere, perché si capisce che non vuole usare la parola razza. Però, insomma, quello che è sbagliato non è la parola razza, è il concetto, è l'idea che siamo fatti di gruppi distinti, ognuno dei quali può essere etichettato con poco margine d'errore. Venendo alla sua domanda principale, credo che sia anche un fenomeno storico, ci siano delle oscillazioni storiche. Moltissime culture hanno un sistema di classificazione razziale binario. Ci siamo noi che facciamo le cose normali, parliamo in maniera normale, e ci sono gli altri che tanto normali non sono.
Un po' diffuso questo. Cosa? È un po' diffuso. È molto, no, ma ci sono studi culturali che indicano che questa cosa è molto comune. Ragazzi, comune non soltanto tra quelli con la testa piena di piume che vivono nudi vicino a un fiume, ma i greci, Tucidide, Platone, quella gente lì che insomma qualche cosa l'aveva pensata, vedevano il mondo diviso in due, greci e barbari, e i barbari erano quelli che balbettavano parlando. Ma per esempio dell'impero romano, che aveva assorbito questa classificazione binaria greci e barbari, queste due razze erano delle entità permeabili, si poteva transitare dall'una all'altra. Non era un concetto legato al sangue, come è successo durante il nazismo, per esempio. Dicevano il sangue, allora diciamo oggi il DNA, ma il concetto è lo stesso. Nell'impero romano, se un barbaro si radeva come tutte le persone civili, si metteva una toga finalmente, si toglieva le pelli di dosso e soprattutto se decideva di obbedire alle leggi dello Stato, transitava nelle condizioni di cittadino. E quindi era una classificazione binaria molto molto permeabile. L'idea che uno la razza ce l'ha nel sangue e che nasce con quella razza lì perché gliel'hanno data i genitori e la trasmetterà infallibilmente ai propri figli, tranne nel caso esecrato da tutti quanti di incroci fra razze diverse, comincia all'epoca dello schiavismo, comincia nel Settecento con Gobineau. Allora sì, e comincia in corrispondenza di un potenziale conflitto, perché ci sono degli altri uomini che non hanno i nostri stessi diritti. Ecco, io ho la sensazione che si tenda a fare confusione, perché razza e razzismo sono due parole molto simili, hanno la stessa etimologia. Ma un conto è parlare delle nostre differenze e vedere come le possiamo classificare, se è legittimo raggruppare gli umani in gruppi biologici distinti o se invece non è meglio, come io penso, concentrarsi sulle differenze individuali, che sono quelle importanti. E un altro conto è quando parliamo di diritti. Il razzismo non ha a che vedere tanto con la classificazione biologica, un po' sì, no? Perché c'è questo mito che gli altri sono così diversi da noi, ma si può essere razzisti anche senza una teoria della razza. Oggi sì. All'epoca del fascismo no, eh? Quando il fascismo approva le leggi razziali nel 1938, fa questo famoso documento, il manifesto, il decalogo degli scienziati razzisti, in cui chiama a raccolta le migliori menti dello stato maggiore della scienza dell'epoca e gli fa firmare questo documento, probabilmente ispirato da Mussolini. Un torinese molto in gamba, si chiama Francesco Cassata, ha scritto un libro su questa cosa che si chiama La difesa della razza, Einaudi, che raccomando a tutti. I fascisti in fondo erano gente seria, cercavano di convincere le persone sulla base di argomenti supportati dall'élite culturale dell'epoca. Oggi il razzismo contemporaneo non ha bisogno di queste cose qua. Si nutre di slogan molto più elementari di quello che i teorici razzisti del 1938 avevano sviluppato. Padroni a casa nostra. Quindi non c'è bisogno più di una teoria, non c'è bisogno più di un'ipotesi scientifica a giustificare le discriminazioni. Si discrimina e basta. Io volevo una spiegazione, se c'è, del fatto che sia rimasto solo Sapiens e che gli altri non ci siano più. E questo mi incuriosisce molto, voglio sapere se c'è la possibilità, insomma, si può capire come mai è rimasto solo il Sapiens. No, guardi, non sarebbe serio darle una risposta. Come dicevo prima, l'estinzione di una specie, di una forma umana, è un fenomeno, di una specie, è un fenomeno molto complesso, non dipende mai da una singola causa. E comunque non c'eravamo, non possiamo saperlo. Possiamo fare delle congetture e alcune di queste congetture hanno anche una qualche base sperimentale. E una è che noi fossimo molto meglio dei Neanderthal a cacciare. E questa congettura si basa su due dati interessanti. Uno, che pare che la loro clavicola non gli permettesse di fare questo gesto qua. Non potevano giocare a baseball. Potevano giocare a bocce se volevano, ma non avevano le bocce, quindi non ha fatto l'uno dell'altro. Ma non potendo fare questo gesto, non potevano usare dei giavellotti per andare a caccia. E effettivamente nei siti neandertaliani non è mai stata trovata un'arma da lancio. Quindi Neanderthal doveva andare molto molto vicino alla sua preda, come dimostrato anche dal numero strepitoso di fratture delle ossa lunghe che troviamo
negli scheletri neandertaliani. Fratture spesso rimarginate, quindi c'era qualcuno che si prendeva cura del cacciatore sfortunato. E noi probabilmente eravamo più organizzati nella caccia, e questo può aver voluto dire semplicemente che li abbiamo fatti fuori, ma c'è anche uno scenario meno cruento, e naturalmente ci sono tantissime sfumature intermedie, uno scenario meno cruento secondo cui loro, vedendo che non riuscivano a competere con noi, si sono spostati in ambienti sempre più marginali e inospitali, dove c'era sempre meno da cacciare. Un altro elemento che in qualche modo si collega a questo ragionamento è lo studio dei microelementi nei denti e nelle ossa, che vi danno un'idea dell'alimentazione di queste persone del passato. Ora, mi dicono che di recente è stato scoperto qualcosa che non va in questa direzione, ma fino a 10 anni fa sembrava che il menù neandertaliano fosse carne, carne, carne. Quindi un'estrema specializzazione nelle richieste alimentari che fa sì che quando quella risorsa non c'è più, loro non abbiano più niente da mangiare. Ci sono, comunque, questo lo so per certo, ci sono delle popolazioni neandertaliane che hanno vissuto sulla riva del mare e che a questo esame chimico sembra non abbiano mai mangiato un mollusco in vita loro. Ce l'avevano lì, ma non gli veniva in mente. Un'altra possibile spiegazione è legata al fatto che Neanderthal si è evoluto largamente in un ambiente molto più rigido, più freddo del nostro. E infatti ci sono alcune stime su base genetica, ma insomma, sono molto complicate, molto delicate, che sembrano indicare, sulla base semplicemente delle differenze genetiche fra i vari Neanderthal, che la popolazione neandertaliana abbia cominciato a declinare già prima che arrivassimo noi. Quindi forse erano già in crisi e noi gli abbiamo dato l'ultima spinta. Una terza ipotesi è legata a quello che sappiamo è successo quando siamo andati nelle Americhe. Abbiamo portato degli agenti patogeni, dei microorganismi, che per noi non erano micidiali, ci eravamo adattati, ma per le popolazioni locali sono stati veramente micidiali, e il genocidio delle popolazioni delle Americhe è cominciato così. Quando Buffalo Bill ammazzava i bufali è stato soltanto l'ultimo passaggio, ma prima c'è stata la diffusione di epidemie che hanno fatto morire di vaiolo, di influenza, un sacco di questi qua. È possibile che sia successo anche con i neandertaliani, che cioè anche in fasi di interazioni pacifiche fra noi e loro, c'è la prova che ci siamo incrociati con loro almeno una volta in Romania, mentre io non credo, quello che crede la maggioranza dei miei colleghi, che tutti noi siamo i discendenti di questo incrocio con i neandertaliani, se volete ne parliamo, io non sono convinto, però ci siamo incrociati con loro almeno una volta. È possibile che queste interazioni pacifiche o più che pacifiche, perché quando ci si accoppia con una persona direi è più che pacifico, abbiano portato anche a forme di trasmissione di agenti patogeni che hanno contribuito al loro declino. C'è ancora un'ultima domanda, sempre da quella parte. Intanto grazie. Io avevo sentito parlare molte volte di lei, ho due figlie genetiste, quindi mi avevano, e verifico che non esageravano. Quindi grazie davvero. Io avrei parecchie domande da farle, ma vorrei partire con una battuta. Lei ci ha spiegato che non esistono le razze essenzialmente, però ci ha verificato che esistono i razzisti, il che sarà triste, ma è un dato di fatto. Le faccio un'unica domanda molto, molto puntuale. Mi pare di aver letto da qualche parte che un'eredità dei Neanderthal che noi ci portiamo dietro è la depressione, o perlomeno la spinta alla possibile depressione. Le consta che sia vero? Guardi, così non mi consta, detta così non mi consta, nel senso che ci sono studi che cercano di quantificare il contributo neandertaliano nei nostri genomi, ma si basano su una serie di assunzioni. Dopodiché so che, per esempio, c'è qualcuno che ha cercato di dimostrare che l'adattamento alle alte quote di alcune popolazioni asiatiche potrebbe derivare da un gene neandertaliano. Il problema della depressione è che non sappiamo assolutamente da che geni derivi, così come l'autismo, così come la schizofrenia. Quindi mi sembra un po' difficile, visto che non sappiamo quali siano i geni che in noi determinano la depressione, trovare che uno di loro viene da Neanderthal. Però ho sentito la conferenza di un mio collega, ormai 20 anni fa in Svizzera, che si occupava di
ragionare sulle malattie nervose e cercare di capire se si tratta proprio di malattie o invece di qualcosa di buono che poi può avere delle conseguenze negative. E allora cerco di ricostruire dei ragionamenti che ho sentito molto tempo fa. Lui diceva che la schizofrenia è sicuramente una malattia. Chi è schizofrenico è malato. Ma provate a immaginarvi un nostro antenato che viene quasi sbranato da un orso e anziché stare lì a leccarsi le ferite, si butta allegramente a fare corpo a corpo con un secondo orso e con un terzo orso. Viene eliminato. Invece quello che dopo aver preso una batosta si mette lì e dice che cosa ci sto a fare io in questo mondo, sta nella sua caverna, triste così, si salva la pelle. E questo è un argomento secondo cui una serie di meccanismi inibitori hanno permesso a certi nostri antenati di sopravvivere e però alla fine c'è una distribuzione a campana, c'è qualcuno che di questi meccanismi inibitori ne ha troppo ed è depresso, ma la depressione è la coda di una distribuzione di qualcosa che è vantaggioso, perché è una forma di meccanismo di autocritica. Io non so se questi studi siano proseguiti, non so quanto fosse vera, a me sembrava un ragionamento convincente, e se fosse così allora vale per Neanderthal, vale per noi, vale per qualunque creatura. Bene, grazie. Ci fermiamo qui.